Ciao a tutti dal rompiscatole. Oggi vado a recensirvi Prowl con la Spark Armor Cosmic Patrol dalla linea Transformer Cyberverse Power of the Spark. Quello che trovate nella confezione è un modello secondo me molto bello, anche pensando al target a cui è mirato e ai soldi che ha costato. Lo trovo veramente un modello ben fatto, anche più bello di modelli più costosi, secondo me, non per dire un'esagerazione. Con questa sorta di astronave, la Cosmic Patrol, andiamo immediatamente a smontare la Cosmic Patrol e a trasformarla in un'armatura che andremo a montare sul nostro amico Prowl. Cerchiamo di agire in maniera gentile, come al solito. Il modo più bello di montare questa armatura è quello che vi mostro. Piegate gli avambracci fin dove potete, montate la parte di destra a destra e la parte di sinistra. Vi consiglio proprio nell'avambraccio, altre configurazioni che ho provato non sono così belle, poi sbizzarritevi, è lì anche il bello. Allora, voglio un attimo indugiare in questa trasformazione non ancora completa, perché la trovo comunque bella. Completiamo la trasformazione come vorrebbe il manuale di istruzioni e la confezione stessa, andando gentilmente ad estrarre questa parte che diventerà l'arma e a rovesciare all'indietro, eseguendo anche un piccolo movimento di questa parte, il tra virgolette coperchio. Ecco qui quella che diventa l'arma secondo le istruzioni. Ecco qui il nostro amico nella sua configurazione finale. Da aggiungere che i lanciamissili possono anche essere sollevati. Un'altra cosa che voglio dire è che questa sorta di elmetto bandana sembrava ridicolo nella confezione e anche per come è stata fatta la foto con i missili sollevati lo faceva sembrare un cazzo di giullare medievale, non riesco a spiegarlo diversamente. Grazie a Dio non è così. Grazie a Dio non è così. Vi mostro varie angolazioni. Lo trovo veramente una versione molto bella di Prowl. Allo stesso modo, se vi imbarazza questa stella, però vi ripeto, visto dal vivo è molto bello, è molto bello. Mi lasciava perplessa la foto della confezione, vi ho già spiegato perché, mi lasciava perplesso. Quindi, come vi dicevo, ci può essere questa sorta di configurazione intermedia in cui andate a rimettere quello che è il muso dell'astronave in sede. Per esempio, andate così a occultare la seconda stella se vi crea imbarazzo, così come potete, come vi ho già mostrato, renderlo ancora più corazzato.
In chiusura di video voglio mostrarvi una configurazione che ho inventato io, infatti l'ho messa in un album anche sulla mia pagina Facebook, ve lo metto nel link in modo che potete guardarla con calma, però ho modo di mostrarvela ugualmente. Non abbiate fretta quando togliete in questo momento questa parte di armatura per non creare delle leve che potrebbero danneggiare il giocattolo. Riapro una piccola parentesi, lo trovo veramente un bel modello di Prowl, innanzitutto è il più bello di tutti quelli della linea Cyberverse e precedente, parlando di modelli piccolini così. Se posso aggiungere, perché ha delle linee molto cattive e squadrate, mentre gli altri modelli avevano quelle linee curve per il nero nel cofano che io personalmente odio. Motivo per il quale non ho neanche comprato il Prowl della linea Siege, Assedio, War for Cybertron, mentre invece ho comprato quasi tutto il resto della linea Siege, Siege detta. Quindi riassumendo, lo trovo veramente un bel Prowl, tant'è che al momento è il Prowl che possiedo. Senza parlare della linea Masterpiece che è un altro paio di maniche, però per i soldi che è costato lo trovo veramente un bel modello. Andiamo un attimo a farvi vedere la configurazione che ho ideato io. Ok, allora uniamo le gambe delicatamente, avvicino quello che diventerà il coperchio per la testa, chiudo le portiere, vado a chiudere il busto, piego le gambe, vado a inserirle nella loro sede, eccole lì, con un delicato click inserisco le portiere, eccolo qui, con le braccia andrò delicato, le ruoto, ancora una volta, le porto all'interno e le vado a bloccare. L'auto ha un look bello solido, bello cattivo, che mi piace molto, vi ripeto. Mi piace veramente molto, senza quei dannati baffi curvi che hanno altri modelli di Prowl anteriormente. La trovo veramente bella. Vi faccio vedere come ho applicato le parti della Cosmic Patrol alla mia auto, rendendola quasi un modello alla Mad Max. E voilà, spero vi piaccia. Che dire ragazzi, adoro questo modello, meglio delle aspettative, perché questa dannata immagine non lasciava presagire nulla di buono. Spero questa recensione vi torni utile, ci vediamo la prossima volta, un saluto a tutti quanti. Dal rompiscatole.